Senatrice, è sempre 25 aprile. Tutti i giorni è 25 aprile, tutti i giorni è battaglia per i diritti, per le libertà costituzionali. Tutti i giorni sono buoni per dire a questo governo vattene e basta con il fascismo. È stato un 25 aprile particolare anche in virtù di quanto è accaduto ieri. Assolutamente, molto particolare, molto importante essere qui. Io sarò in altre manifestazioni oggi pomeriggio. Ieri l'ennesima aggressione, il neofascismo in Italia è una realtà. Bisogna colpirlo e sradicarlo. In tutte queste polemiche oggi anche Virginia Raggi. Roma dovrebbe presto andare a votare, Roma dovrebbe avere presto una nuova giunta, Roma dovrebbe avere presto una nuova sindaca o un nuovo sindaco che sappia rilanciarla. Virginia Raggi, se vuole parlare qui a testa alta, faccia lo sgombero di Casa Pound a Piazza Vittorio e poi avrà le carte in regola per parlare qua. Oggi è giornata per certi versi di risorgimento italiano. Il PD in questo momento si sta riorganizzando. Il PD è nuovamente in campo, finalmente con un nuovo segretario, finalmente con delle parole chiare. Il PD è il PD dei diritti, il PD del lavoro, il PD europeista. Io sono convinta che avremo un grande risultato il 26 maggio. Grazie.